A rubrica Lozzodori, Catania Catanzaro 3-1. Catania che gioca con 4-3-3, con Mazzanani che gioca avanti. E o Catanzaro che risponde con 4-2-3-1. O Catania subito in vantaggio, Biagianti, con azione assai bella, con capitano che recupera un pallone verso di grazia, c'è una tonna, poi la palla per Mazzanani, che avvia entra l'aria e Biagianti tira su la botta sicura. Catania subito in vantaggio. Mazzanani avvia bello pallone poi in dall'aria e di grazia l'ha stato solo, fa la mossa per picchiarla di testa, ma manco pallone a porta leggia. Spettacolo di Dicecca con molto assai buono e fa fare belle azioni. E buono sto Catania che attacca, quindi sembra in zichidanza. Di grazia se ne fuori a tre, l'una a palla a Mazzanani che tira una bella castagnata che va di picca fora. Catanzaro vicino a pareggio con Prestia che di testa fa la sua azione di calcio d'angolo, avvia fuora di picca. Poi o pareggio arriva più davvero. O Catanzaro salutato di Cecco, palla a Tavares e cacca una buma di testa, pareggia. Gol poi di Mazzarani che all'ultimo minuto di gioco piglia la palla, palla vacante in dall'aria e fa gol. Il secondo tempo comincia senza canci e in esce ha scoppiato Giorgevic, il suo posto Parisi. I primi 13 minuti sono un poco mosci, poi rissando campo, più fallo di Dicecco, espulsi poi Beccamelli che sta cosa non c'entrava niente e Prestia. Rissa che continua andò tunnel. Poi tra Sebastini e Nesce Mazzarani, Rigoli infatti con la difesa a 4, per 4 minuti non si gioca dopo a rissa, ma appena si comincia di grazia fa 3-1, bella azione che sfrutta che la difesa di Catanzaro, qua ancora uno in meno, o Piccirillo si azzicca e fa gol. Cunzi solo dall'aria e Pisseri sta ghisato fino all'ultimo e fa una bella parata. Poi viene espulso Gil per colpa di un fallo troppo pesante su Tavares lanciato verso la porta. Catania 10 contro ai 9 contro 10 di Idri. Rigoli però vuole sempre difesa a 4 e fa trase De Santis per De Grazia. Catanzaro che ha forte dell'uomo su vecchio si avvia avanti. O Catania soffre un poco. Poi di Bari do Catanzaro piglio secondo giallo. Piffallo su Biagianti e va fuori. A Cedito Spedere si gioca 9 contro 9. Poi Parisi a Doma o Motorino. E un difensore avversario si appende più Piffimallo. E viene espulso. La partita finisce 3-1. Bella partita dopo Catania che vince buono dopo un giro d'espulsione. Una partita che pareva veramente misa tinta. Masti Calusi oggi ci vise un gol più davvero. Chi ci vuole da Lega Pro? E Catania finalmente ho capito. Ozzutori vi saluta e vi un appuntamento per la prossima partita. Lo Calcio Catania. Buonasera a tutti.